Preoccupazioni anche per i lavoratori della gestione dei parcheggi a Chieti, sono giorni importanti questi anche per la riattivazione del servizio della sosta a pagamento previsto per la prossima settimana, per la riattivazione della scala mobile, ma c'è soprattutto appunto l'attesa per una sentenza lunedì del TAR dopo il ricorso della società che aveva la gestione in precedenza. Su tutte queste situazioni abbiamo in diretta proprio da Chieti la nostra Giulia Edmondo con un ospite per spiegare cosa sta accadendo in questi giorni e soprattutto come andrà a finire questa situazione dei parcheggi e del loro affidamento in città. A te Giulia con l'assessore Mario Colantoni. Sì, buon pomeriggio Carmine, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo. Hai già spiegato perfettamente tutta la situazione. Chiedo all'assessore alla mobilità del comune di Chieti, Mario Colantonio. Intanto, lunedì, i lavoratori sono in apprensione della Blue Parking per conoscere se il TAR accoglierà o meno il provvedimento di sospensiva del servizio per Blue Parking e quindi comunque fino a domani qui a Chieti i parcheggi saranno gratuiti. E qual è la situazione? Allora, la situazione è il servizio è stato affidato alla Latea dei Servizi, è una società partecipata comunale e l'Ustif ha dato il parere per l'affidamento, quindi la voltura della scala mobile, dell'utilizzo della scala mobile. Lunedì mattina la Latea dei Servizi curerà la formazione del personale addetto alla visione, all'intervento, al pronto intervento sulla scala mobile e chiaramente la stessa Teate Servizi sta operando per effettuare tutto ciò che serve per efficientare l'utilizzo dei parcheggi a partire dai parcometri che vanno sicuramente adeguati, modernizzati e legati anche a un sistema di pagamento più adeguato. Quindi il parcometro che noi abbiamo in uso oggi a Chieti ha moltissime limitazioni rispetto a tante altre parti d'Italia. Non si può pagare con PayPal, con il cellulare, con la carta di credito, con tante altre funzioni di alleggerimento che consentirebbero anche di avere minore moneta che gira, minori contanti che girano in macchinette che sono comunque in mezzo alla strada. La scala mobile che prima ricordava è chiusa dal 30 aprile con disagi soprattutto per gli utenti dei mezzi pubblici. Quando riaprirà martedì prossimo, ma quali altre notizie riguardano proprio la scala mobile? La scala mobile, nel momento in cui riaprirà, si avrà la funzionalità migliore per quello che è attualmente il maggior disagio, cioè gli autobus extraurbani che non possono accedere a Chieti per il problema collegato a via Asinio Aereo, avranno chiaramente il servizio, tutti gli utenti avranno il servizio della scala mobile che gli permetterà di arrivare su Piazza Schibà e poi distribuirsi con gli autobus del trasporto pubblico locale che sono in perfetta funzionalità. Carmine, se non ci sono domande da studio, No, grazie restituiamo Giulia, la abbiamo fatto linea. il punto della situazione, poi ovviamente avremo lo speciale alle ore 20 e 40 nel quale approfondiremo nel dettaglio le varie situazioni. Grazie a te, grazie all'assessore Colantonio.